Per me il focolare domestico è calore, quindi calore è amore, amore della famiglia, come posso dirti, dell'unione, dello stare insieme, capito? Spesso usciamo comunque tutti insieme, sono poche le volte che magari ci distacchiamo, però ogni tanto fa bene anche quello. Cos'è che nella vostra famiglia è davvero il focolare? Cioè un elemento comune che avete creato tutti insieme? Sì, stare tutti insieme, la famiglia, i nonni, quella è la cosa principale secondo me. Tutto sommato mi sento realizzata, sono contenta di diventare di nuovo mamma per la terza volta e spero che andrà tutto bene anche questa volta. Vengo da una famiglia, appena meno dalla parte di mamma, una famiglia molto numerosa, 7-8 figli. Noi ne eravamo solo 3-4, quindi, cioè solo, una bella famiglia pure con 4 figli. Quindi è bello, sì, riempie la casa, riempie la giornata. Non è un attimo di tregua, un attimo di relax, tra calcetto, tra danza, tra catechismo, scuola. Io non vado a calcetto. Ci andrai. O ci andavi? Non pensavo che ti potevano stravolgere la vita in questa maniera, i figli. Qual è stato per te il cambiamento più inaspettato? L'aver messo la testa sulle spalle, essere più tranquillo, più posato, più responsabile. Davvero un bel focolare domestico questo di Grazia e Filippo, anche attraverso il vostro spirito, oltre che attraverso il destino. Sei devota di Padre Pio, un Sì. po', diciamo, quasi in maniera scontata nelle vostre famiglie c'è questa devozione, però tu personalmente hai chiesto qualcosa di specifico al santo? Io lo chiedo tutte le sere, prima di andare a letto, sempre. Chiedo solo di far star bene tutta la mia famiglia e i miei figli, in particolare i miei figli. Quindi anche loro sono molto devoti, anche perché dipende dalla famiglia, secondo me. Loro tutte le domeniche vanno in chiesa, io cerco di completare tutta la settimana così, quindi di accompagnarli anche la domenica in chiesa. Spesso viene anche il papà con noi e poi la domenica è un giorno di festa, dopo si cena con i nonni, quindi si completa così la settimana. Tua vita, nel tuo futuro c'è posto anche per il lavoro. Sì,
sì, c'è il lavoro perché comunque ho sempre studiato nell'ambito estetico. Sto ancora continuando a fare i corsi, anche se sono mamma di due bimbi, comunque mi dedico anche a quello, ormai tre, sì. E quindi mi piace aggiornarmi sul mio settore perché mi piace molto e spero un domani di riuscirmi a realizzare. Ora pian piano cercherò di far crescere anche quest'altro bimbo. E poi penserò un po' alla mia carriera anche. Quando eri ragazza la tua bellezza la davi per scontata? No, io non mi sento, cioè mi sento di essere comunque normale. Hai sempre avuto un buon rapporto però con il tuo aspetto fisico, immagino. Sì, vabbè, alla fine tutte le ragazze non si sentono mai il massimo, quindi vogliono sempre di più, senza sapere che dobbiamo accettare per quello che siamo, perché dobbiamo accettare così. È da qui che nasce il tuo desiderio e poi appunto la tua professione nell'ambito estetico? Sì, a me è sempre piaciuto lavorare nell'ambito estetico, anche perché mi piace vedere il cambiamento. Anche nel piccolo, sempre nelle cose naturali, non sopraffare. Sulle piccole cose però mi piace il cambiamento, quindi per quanto riguarda l'estetica sono sempre stata appassionata. Grazie dei tuoi 16 anni o dei tuoi 18 anni, la ricordi, la rimpiangi? No, non la rimpiango, la ricordo, mi fa piacere ricordare, rivedere le foto, i video, mi piace ricordarla. Ogni momento è bello perché è quel momento, non puoi vivere sempre le stesse cose. Quindi ora mi piace quello che vivo ora, con i miei figli e la famiglia. Sono stati bei periodi, però ora ancora meglio, mi piace di più così ora. C'è sempre tempo ad ogni cosa. Era bello prima, mi ricordo, mi rivedo le foto con le mie amiche, le serate che comunque organizziamo insieme. Però non cambia tanto, perché alla fine le fai anche dopo queste cose. Dipende da come sei. Amiche proprio d'infanzia, di prima giovinezza, che dicono, che fanno nel frattempo? Le mie amiche alcune sono sposate, altre no, però ho rapporti con tutte, quindi comunque ci vediamo, delle volte quando mio marito lavora organizziamo delle cenette anche con i bimbi, comunque loro ci sono sempre e quindi organizziamo qui, stiamo insieme, loro non vedono l'ora quando vengono le mie amiche. Quando è che ti è capitato di avere la sensazione che avevi bisogno di tempo solo per te e non potevi dedicartelo? Tante volte, anche quando magari hai una piccola occasione, una piccola festa, devi prepararti, non hai mai tempo, devi preparare i bimbi, fai sempre le cose veloci all'ultimo minuto, hai proprio voglia di dire basta, cioè ora mi devo dedicare anche un po' a me. Questi momenti ci sono. È più facile quando si è una famiglia capire che corpo e anima vanno insieme? Beh sì, sì, dopo pensi ad altro anche. Oltre, cioè, l'idea della famiglia ti completa e quindi non pensi più alle piccole cose, ma comunque hai un'idea della famiglia, quindi vuoi vedere cose più importanti. Pensi ad altro. Vogliamo ritornare in qualche modo anche ai sentimenti, però sentimenti che a volte
da giovani scattano proprio a partire anche dall'attrazione fisica, che quindi nasce dall'immagine. In realtà ci conoscevamo già da piccoli, però sai, non si dava peso, cioè, c'erano incontri, non incontri. Poi ci siamo ritrovati dopo un po' di anni, e lui infatti comunque lavorava fuori, e quando ci siamo rincontrati poi è scattato quel qualcosa che prima forse per il fatto magari anche dell'età non davi peso, quindi eri più sfuggente. E quando ci siamo rincontrati poi da lì è nato tutto. Parlando con te si ha proprio la sensazione che effettivamente la bellezza non ha quasi per niente a che fare con l'aspetto esteriore. La bellezza è una cosa impalpabile nella vita. Sì. Sì, è comunque la bellezza è più interna. Esternamente ti curi o essere bella, però la bellezza viene dall'interno, da quello che senti e che provi. E io internamente mi sento bella, esternamente anche. È bella mamma, viaggio. Ora attendiamo il papi che arriva e poi facciamo una bella cenetta. E dopo 9 mesi il piccolo Giuseppe, eccolo qui, ve lo presento. È nato il 27 novembre di 4,5 kg, un bimbo molto grande. Un saluto speciale va alla trasmissione Frate Asino che mi ha dato questa bellissima opportunità. Ciao!